Il sole splende per i socialisti portoghesi dopo la clamorosa vittoria alle elezioni anticipate di domenica. Il partito del primo ministro António Costa ha ottenuto 117 seggi sui 230 disponibili in Parlamento e governerà con un'inaspettata maggioranza. Questa è la vittoria del buonsenso e la continuità delle politiche che ci hanno portato dove siamo. Voglio credere che questo sarà un altro passo avanti verso una ripresa economica e sociale post pandemia, spiega un residente di Lisbona. Io ho votato per il PSD, il partito di centrodestra. Pensavo che i socialisti avrebbero vinto, ma non avrei mai immaginato che avrebbero avuto una tale maggioranza, dice un altro uomo. Mi dispiace che l'estrema destra abbia ottenuto tanti seggi, per il resto la vittoria del Partito Socialista era abbastanza prevedibile, dichiara una donna. Gli ultimi sondaggi suggerivano che i socialisti erano in parità con i conservatori del Partito Socialdemocratico, arrivato secondo con 76 seggi. Il Portogallo si è svegliato con una nuova realtà politica, una nuova maggioranza assoluta per il Partito Socialista, una maggioranza che pochi si aspettavano. I sondaggi delle ultime settimane prevedevano una lotta molto serrata tra il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, tra António Costa e Rui Rio, una lotta che alla fine ha visto trionfare Costa. Ben mais vantaggiosa per António Costa. Il 60enne ha mano libera per gestire il Recovery Fund, ma ha già avuto comunque contatti con tutti i partiti, tranne l'estrema destra. La maggioranza assoluta non significa avere il potere assoluto, non significa governare da soli. È una maggiore responsabilità. Bisogna governare con e per tutto il popolo portoghese. Con e per tutti i portoghesi. Dalle urne sono usciti perdenti sia l'opposizione del PSD che gli ex partner del governo socialista, mentre sorride Chega, il partito di estrema destra, diventato la terza forza politica del paese.